Workshop E, parliamo degli strumenti operativi della governance ambientale per i comuni. Oggi siamo con Pasquale Mirto, in rappresentanza di Ancitel e anche dell'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale. Ecco, parliamo di novità nel sistema tariffario della gestione dei rifiuti. Le novità sono tante, sono anni che la materia cerca di essere sistematizzata da vari provvedimenti normativi che hanno fallito il loro scopo. L'anno scorso abbiamo avuto la TARES, che è durata neanche un anno e in alcuni comuni non è stata neanche applicata. Quest'anno abbiamo la TARI, il nuovo tributo, la nuova tassa sui rifiuti introdotta dalla legge di stabilità del 2014. Il primo anno di applicazione ha al suo interno varie modalità di articolazione della tariffa, quindi da un punto di vista delle scelte decisionali del comune è estremamente elastica, però ha una controindicazione, nel senso che a fronte di un costo del servizio fatto 100 per un comune, in realtà quello che viene chiesto ai cittadini ha una variabilità incredibile da comune a comune. Un comune rischia di pagare per lo stesso servizio 80, un altro comune 90, un altro comune 100. Questo da cosa dipende? La norma in teoria prevede la copertura integrale del costo del servizio, cioè il comune deve elaborare delle tariffe che generano un'entrata pari al costo del servizio, la copertura dovrebbe essere integrata. Però viene data la possibilità ai comuni di introdurre riduzioni ed esenzioni che vengono scaricate sugli altri contribuenti. Fino all'anno scorso il legislatore aveva posto un limite del 7%, quindi al limite del 7% il costo del servizio poteva essere destinato a riconoscere esenzioni poi da spalmare sugli altri contribuenti. Quest'anno, adesso a maggio, con la conversione in decreto legge 16, questa possibilità è stata ampliata, nel senso che è stato tolto il limite del 7%. C'è un problema poi di confrontabilità dei costi. In teoria il comune elabora le tariffe in base a dei costi, a un piano finanziario redatto dal gestore, cioè colui che svolge materialmente il servizio di raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti, approvato dal lato regionale, che nella nostra regione è Atesi. Però ecco, i criteri di imputazione dei costi nel piano finanziario non sono proprio omogenei e questo crea un'altra disparità di trattamento, perché l'articolazione tariffaria tiene conto dei costi fissi, cioè quelli che tutti dovrebbero pagare, compreso lo spazzamento della strada, e di costi variabili, che sono quelli più direttamente collegati alla produzione dei rifiuti. Quindi diciamo, dal punto di vista dell'analisi della quantità dei rifiuti, del riciclaggio, della raccolta differenziata, abbiamo una mole di dati incredibile. Dal punto di vista di quello che il cittadino poi materialmente è chiamato a pagare, non c'è molta trasparenza. Ci sono speranze così per una stabilità futura nel campo della legislazione e dell'applicazione, soprattutto i comuni sentono questa necessità, ma c'è un ritardo da un punto di vista della produzione normativa. Lei pensi che i criteri di assimilazione dei rifiuti dovevano essere scritti in un regolamento ministeriale previsto dal decreto legislativo 152 del 2006, mai uscito? Quindi questa è la situazione. C'è bisogno di chiarezza, stabilità delle norme e trasparenza, questo sì. Grazie dottor Mirto, buon lavoro, grazie.